Allora, sto sciopero nasce la settimana scorsa dalla sospensione di 5 lavoratori perché hanno fatto uno sciopero a sostegno di un loro compagno di lavoro, un rappresentante sindacale del Sicobas, che è stato minacciato fisicamente da uno della cooperativa. Si può dire quale cooperativa? Sì, Cooperativa 2008. Da uno della cooperativa. E questa situazione ha portato alla sospensione di 5 lavoratori. Da lì siamo partiti ad organizzare lo sciopero. Siamo andati tutte le notti là davanti al CAT. Avevamo già altri contatti come sindacato. E avevamo già una quarantina di iscritti dentro come sindacato. E se ne sono aggiunti già in questi giorni un'altra ventina, quindi più o meno una sessantina di persone la settimana scorsa. E allora, andando là davanti, abbiamo tastato il polso ai lavoratori, abbiamo visto che c'era una certa disponibilità. Poi però abbiamo anche azzardato, devo dire la verità, perché se non azzardavamo, quest'ora era una scommessa, una cosa, perché questa del CAT era un obiettivo che da tempo che noi stavamo puntando. Per cui ieri abbiamo raccolto diversi lavoratori di varie situazioni che sono venuti a dare solidarietà. Sono venuti dei giovani, cioè anche non di, cioè di altre fabbriche, di altre fabbriche del sindacato, ma anche così, cioè di altri lavoratori che noi abbiamo raccolto, coinvolto per questo sciopero. E quindi ieri sera alle 11 ci siamo ritrovati un centinaio di persone davanti subito all'inizio, quindi era la forza attiva del picchetto. Quindi con 100 persone la cosa ha preso una certa forma. Man mano che arrivavano gli operai, che tutti pensavano che volessero entrare, si aggregavano, poi sono susseguiti una serie di comizi, di interventi, eccetera, e il clima si è riscaldato. Alle 2:30 di notte nessuno pensava che potevamo bloccare questa realtà, perché loro neanche se la sognavano che saremmo riusciti a farlo qua. Più o meno appunto verso le 2 di notte c'erano 500 persone là davanti che gridavano sciopero, sciopero, sciopero. Questa è stata la cosa che ha fatto mobilitare anche la polizia, perché all'inizio sono arrivate una decina di macchine dei carabinieri, ma macchine, no? Si sono messi tutti di traverso, eccetera. Però subito poi dopo sono arrivati i blindati, cioè quando hanno visto sciopero, 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 sono arrivati i blindati, più o meno una settantina. Sono messi dentro i cancelli? Si sono messi davanti ai cancelli, più o meno una settantina di persone, di poliziotti. C'è stata pioggia di rotto, trattative, c'era la Digos, va, vi do l'incontro, parliamo. Il direttore del CAT è venuto, parliamo, abbiamo fatto una riunione, è venuto un presidente delle cooperative che diceva che lui si faceva garante dei nostri interessi. Chi era? Non ce l'ho gli interessi. Come faccio io a sapere che è giusta quella sequenza lì? È venuto. Che si è saltato un è venuto via, un sacco di mi hanno dato un sacco di foglietti qua. Sia un presidente delle cooperative, sono circa 40 cooperative là dentro. Sono 40 cooperative dentro. Come hanno l'appalto lì? Com'è che hanno l'appalto? L'appalto glielo dà il grossista, quello che importa frutta da tutto il mondo. Agrifrutta, Agritalia, Battaglione. Caricano la cooperativa di. Quindi arrivano TIR, quindi caricano, scaricano, eccetera. C'era sto Dichio, che era appunto il presidente delle cooperative. Ma delle cooperative del CAT? Del CAT. E quindi. Poi c'era anche il dottor Busi, che invece era anche il direttore del CAT.
Quindi abbiamo fatto questa riunione, loro hanno fatto un sacco di promesse, noi non ci abbiamo creduto, perché non ci davano nessuna garanzia, nessuna certezza. Sì, sì, va bene, noi... Avete chiesto il reintegro dei... Il reintegro, sì, però il reintegro ci è arrivato abbastanza. Di quelli licenziati. I licenziati sono una cosa, è il minimo, e subito ce l'hanno fatto. Cioè, quindi quello l'avete ottenuto? Subito, sì, quello era meglio. No, reintegro è stato, anzi, vuoi vedere il foglio? No, ci credo, vediamolo. L'originale. Sono specializzato in bianco. Firmate come si chiama? Gliel'ho fatto lì, sul momento, ho detto firma qua. Firma qua. Gli operai che dava... Poi verso le 3 c'è stato il tentativo di rompere il picchetto, insomma. Allora, verso le 4... più o meno c'è stata un tentativo, c'è stato un tira e molla, camion che provavano ad avvicinarsi, perché c'era la pressione di sti tir che volevano entrare e noi non li facevamo entrare. Noi abbiamo provato a convincere gli autisti, gli davamo i volantini e tanti giravano il camion e se ne andavano via, no? Però qualcuno invece insisteva, io voglio entrare. Dire molle, la polizia veniva lì, ah, questo l'ho detto, c'è il blocco, sai cosa significa, no, cioè per legge stai facendo delle cose illegali, eccetera eccetera. C'è stato un po' sto tira e molla, poi però gli operai erano sempre più un po' agitati, eccetera. Alle 4 loro hanno provato a fare una carica, che è stata immediatamente respinta, cioè sono avanzati di 3-4 metri a bastonare, però poi c'è stata la controcarica, sono arrivati tutti. Sono arrivati tutti, no? E c'è stata la controcarica dei lavoratori che li ha respinti all'interno della struttura. Invece questo è poi andato avanti un po' così, diciamo, è andato avanti un po'... C'è stata un'assemblea, poi... No, le assemblee si facevano ogni 5 minuti. 5 minuti. Quindi adesso l'appuntamento è per lunedì? Sì, no, noi abbiamo puntato ad avere l'appuntamento immediato, subito. Cioè, i responsabili, cioè loro ce l'hanno dato l'appuntamento, ma non erano i soggetti giusti, cioè il direttore. Noi volevamo i proprietari delle cooperative. E questi non si sono presentati? Qualcuno voleva trattare, qualcuno voleva venire, qualcun altro. Ma che cooperative sono? Sono cooperative di facchinaggio. Stanno da una parte politica? O... No, sono cooperative... Molte di queste cooperative sono cooperative finte, cioè le inventa il grossista, prende una testa di legno e gli stufa il presidente, gli fa praticamente per nascondere diciamo, il capolavoro. Cosa succede? Cosa succederà? Cosa volete fare poi lunedì? Ma noi... Volete continuare? Certo. Siete collegati con i lavoratori, quelli dell'IKEA di Piacenza? Siamo lo stesso sindacato. Quanto guadagnate allora? Quando guadagnano allora? Guarda, fanno 250 ore normalmente questi lavoratori e raramente arrivano a 1000 euro. Perciò... Ferie non esistono. Ma la cosa grave è proprio il maltrattamento che subiscono questi lavoratori all'interno. Le angherie, gli insulti, le minacce. Minacce, un razzismo veramente... Poi li scelgono ogni giorno come... No. I vari caporali o no? No, sono delle cooperative. Quindi assurdo. Li assumono. Però c'è una parte in nero, 400-500 persone che tutte le notti scavalcano i cancelli per andare a lavorare dentro. E sono tutte persone in nero che gli danno 30 euro, 40 euro per tutta la nottata. No? Quindi questi, diciamo, entrano dentro, li chiamano per telefono, saltano, eccetera. Quindi invece però c'è... anche le cooperative che li chiamano fanno una roba illegale. E certo che fa.
Certo, ma fanno una roba illegale anche con questi lavoratori, perché questi lavoratori gli fanno spesso dei contratti di 4 ore, no? E poi ne lavorano 12. Certo. E fanno la busta paga di 4 ore, e però devi lavorare 12, roba da... 12, 14. Abbiamo tirato fuori delle situazioni, abbiamo tirato fuori gli scontrini, diciamo le presenze al... le presenze, diciamo, all'ingresso, abbiamo scoperto delle cose, i lavoratori hanno fatto anche 20 ore di lavoro in una giornata, cioè delle cose vergognose, non pagate, tutte ore non pagate. Capito. Quindi sì, dobbiamo continuare per forza, non è che possiamo... Cioè... Avete una piattaforma di richieste? E questa del volantino? No, il volantino è una denuncia, c'è un volantino che abbiamo, non ce l'ho dietro. Dimmene due, le due principali. Le due richieste principali. Applicazione del contratto nazionale, contratti regolari, quindi rispetto dei diritti minimi sindacali da contratto e poi dei contratti regolari. Cioè niente di trascendentale. Niente di trascendentale, non stiamo rivendicando niente di più e niente di meno. Stiamo rivendicando la normalità, che per loro la normalità è una cosa troppo speciale. Credo che sarà veramente dura chiedere una cosa normale. Sarà veramente dura. Si arriverà, credo, ancora dei confronti molto duri. Non credo che lunedì accetteranno le cose. Loro faranno di tutto per farci fuori come sindacato la terra. Quanta è la componente extracomunitaria dei lavoratori? 90%. In bocca al lupo.